Benvenuti a Terra Santa, Link, linea diretta con Gerusalemme. Apriamo questa edizione con le parole del patriarca latino di Gerusalemme, Fuad Tual, che nel tradizionale messaggio di Natale ha dichiarato: c'è troppa doppiezza, da una parte si parla di pace, dall'altra si finanzia il traffico di armi per i terroristi. Sentiamo. I bambini del mondo a Natale sognano una festa meravigliosa: regali, luci, alberi decorati e presepi. Tuttavia, tutto è falso, perché il mondo continua a fare la guerra. Quella terza guerra mondiale a pezzi di cui parla così spesso Papa Francesco e che si svolge sotto i nostri occhi a partire dalle nostre regioni. Così il patriarca latino di Gerusalemme, Fuad Tual, scrive nel suo messaggio di Natale. Un Natale sottotono per quella terra santa che si trova ancora una volta nel circolo infernale e sanguinoso della violenza. Tual lancia l'ennesimo appello ai leader israeliani e palestinesi: basta rimandare, basta con l'esitazione e i falsi pretesti. Rispettate le risoluzioni internazionali, ascoltate la voce dei vostri popoli che aspirano alla pace e agite nel loro interesse. Il patriarca nel suo messaggio ricorda il generale quadro di crisi del Medio Oriente e del mondo intero, colpito dalla piaga del terrorismo. Ma fa eco al pontefice e sottolinea come queste guerre siano alimentate dal commercio di armi, che coinvolge numerose potenze internazionali. Siamo di fronte all'assurdo e alla doppiezza più totale, accusa il capo della Chiesa Cattolica di Terra Santa. Si parla da una parte di dialogo, di giustizia, di pace, e si promuove dall'altra la vendita delle armi ai belligeranti. Di fronte a questo scenario, la risposta militare e l'uso della forza non sono sufficienti. Occorre trovare, secondo Tual, le cause e le radici di questo flagello e affrontarle. Bisogna lottare contro la povertà e l'ingiustizia, che possono costituire un terreno favorevole al terrorismo, e contemporaneamente occorre promuovere l'educazione alla tolleranza e all'accettazione dell'altro. Uno strumento fondamentale in questo percorso diventa proprio la misericordia, a cui è dedicato il giubileo straordinario appena inaugurato. La misericordia, dichiara il patriarca, è atto politico per eccellenza, a condizione di considerare la politica nel suo senso più nobile, cioè la presa in carico della famiglia umana. Monsignor Tual invita i cristiani a vivere il giubileo visitando la Terra Santa, dove sono state aperte le porte della misericordia a Gerusalemme, a Betlemme, a Nazareth. I pellegrini non corrono rischi, assicura il presule, nonostante il clima di violenza. Proprio per questo è stato deciso di limitare gli aspetti più appariscenti delle celebrazioni natalizie, e Tual ha invitato ogni parrocchia a spegnere per 5 minuti le luci dell'albero di Natale, in segno di solidarietà con tutte le vittime della violenza e del terrorismo. La messa di Natale sarà offerta per le vittime e i loro familiari, perché possano riprendere coraggio e aver parte alla gioia e alla pace del Natale, conclude Tual. E quest'anno cade il 40° anniversario dall'unificazione della data in cui tutte le chiese e le comunità cristiane di Giordania celebrano il Santo Natale insieme. Nel 1975 i capi delle chiese cristiane concordarono insieme un meccanismo per cui tutti i battezzati del regno hascemita celebrano la solennità del Natale il 25 dicembre, seguendo quindi il calendario gregoriano, mentre la Pasqua viene celebrata da tutti i cristiani nel giorno in cui essa cade, seguendo il calendario giuliano. La Giordania al momento è l'unico paese al mondo in cui le due principali solennità cristiane vengono celebrate insieme da tutti i battezzati. Quale sangue ci distingue? Questo è il quesito lanciato dalla rock band vicentina The Sun nel brano Le case di Mosul, con cui hanno lanciato il loro terzo album Cuore aperto. La canzone, dedicata ai cristiani dell'Iraq, ma più in generale alle vittime dei conflitti, è stata scelta dalla ONG AVSI per la nuova campagna a favore dei profughi. Sentiamo. Io vivo, però attorno è un inferno, un massacro continuo, nel nome di un qualche dio. Le case di Mosul, distrutte dai terroristi del sedicente Stato Islamico, diventano simbolo della guerra alla libertà e alla democrazia, ad una vita normale. Le case di Mosul è il titolo del primo estratto di Cuore Aperto, terzo album della rock band vicentina The Sun, che negli ultimi anni ha intrapreso un profondo cammino di rinascita dagli eccessi di una vita sopra il palco alla riscoperta della fede e dell'amore per l'esistenza. Il brano, scritto dal cantante della band Francesco Lorenzi, è stato ispirato da un fatto realmente accaduto. Le case di Mosul è un brano che mi è stato ispirato dalla vicenda dell'omicidio del professor Mahmoud Al-Azhari,
un docente di diritto coranico all'Università di Mosul in Iraq. E la storia di quest'uomo mi ha davvero toccato profondamente il cuore, perché si tratta di una persona, un esponente culturale importante di quella città, che non ci stava a stare in silenzio di fronte ai suoi studenti e quindi continuava a dire loro che quello che stava accadendo in città per mano degli islamisti del califfato non aveva nulla a che vedere con l'amore, con la parola di Dio, con il loro diritto, con il rispetto dei diritti umani. Quest'uomo era consapevole del fatto che dicendo queste cose metteva a repentaglio la propria vita, ma nonostante ciò ha amato di più la verità che la sua vita. Gli islamisti lo hanno avvisato, poi lo hanno riavvisato e infine lo hanno ucciso. Ogni cuore vale uguale, anche laggiù. Alla scrittura del brano contribuisce anche la lettura da parte di Francesco di alcune testimonianze di giovani soldati italiani impegnati nella Prima Guerra Mondiale. Questa lettura mi ha portato alla consapevolezza di come il problema non stia nella religione, perché spesso siamo portati noi da qua a voler giudicare quello che sta succedendo a migliaia di chilometri da qua, ponendo tutto sotto una grande teca con scritto sopra guerra di religione. Ma in realtà c'è qualcosa di molto più profondo. C'è un'assenza, una mancanza di educazione all'amore, di educazione all'empatia, di educazione alla compassione, educazione al rispetto reciproco, la mancanza di educazione al rispetto dei diritti umani, e quindi anche il rispetto della libertà religiosa. Tutto questo viene prima di un credo religioso. Con questo brano, i The Sun confermano un radicato impegno verso la Terra Santa e il Medio Oriente che ha contraddistinto negli ultimi anni la loro attività. Le Case di Mosul è stato recentemente scelto come colonna sonora della nuova campagna di AFSI, organizzazione non governativa impegnata in progetti di cooperazione allo sviluppo in tutto il mondo. Con lo slogan "Quale sangue ci distingue", tratto dal brano, la ONG lancia così la campagna Tende per raccogliere fondi in favore dei profughi che fuggono dalla crisi siriana e dai conflitti del Medio Oriente. Noi artisti, musicisti, dobbiamo innanzitutto parlare di ciò che è reale, che è vicino, che avviene, e spesso però questa missione si sta dimenticando. Quale sangue ci Nei paesi del Medio Oriente i cristiani sono perseguitati e uccisi dall'Islam radicale. L'unico stato della regione che protegge i cristiani è lo stato di Israele. Così il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu è intervenuto con un videomessaggio al raduno annuale a Nazareth dell'Israeli Christians Recruitment Forum. L'associazione, presieduta dal sacerdote greco-ortodosso israeliano Gabriel Nadaf, è impegnata a sostenere l'arruolamento di soldati cristiani nell'esercito israeliano, che nell'ultimo anno sono aumentati di 200 unità. Un documento pubblicato recentemente dalla Commissione Giustizia e Pace dell'Assemblea degli Ordinari Cattolici di Terra Santa, tuttavia, ha sottolineato in realtà come quello israeliano si configuri come un esercito di aggressione e non di difesa, quindi l'uso del servizio militare per dividere in se stessa la popolazione araba, hanno dichiarato i vescovi di Terra Santa, danneggia gli interessi, degli arabi come comunità. Ed è tutto quindi per questa edizione. Terra Santa Link torna con l'edizione del 15 gennaio. A tutti voi i più cari auguri di un sereno Natale. Grazie, arrivederci.